C'eravamo soli, nel senso, anzi eravamo pure di troppo, diciamo, perché nessuno, e giustamente, credeva che si potesse fare un programma, diciamo, educato, tra virgolette, di politica su Rai 1, era una bestemmia, quando la politica ritirata era quella che era pensata poco, su Rai 3, le contenti hanno ammazzato Lima, cioè il sangue, capito? E quindi nessuno ci credeva, dopo un anno e 6 mesi siamo ancora qua, e questa è la 30ª stagione. Perché è vero che noi siamo nati il 22 gennaio 96, ma siccome il primo anno abbiamo fatto, diciamo, 2 stagioni, questa che comincia domani è la 30ª. Prima eravamo soli, adesso siamo tantissimi, quindi il problema è come arrivare a mezzanotte, ecco, la gente che più o meno sa tutto. Intanto i 5 minuti sono stati promessa, non mi sono scontato, tant'è vero che sono state studiate, fermate delle varie fasce di tolleranza, e noi grazie a Dio siamo in quella più alta, perché l'anno scorso siamo riusciti a migliorarci, abbiamo sfiorato il 22%, anzi dal momento che siamo arrivati, poi in tutti i miei, come sempre l'estate, quindi abbiamo chiuso al 21,83 con 200.000 spettatori più dell'anno precedente. E invece Porta a Porta soffre perché arriva in un orario terribile, ma soprattutto arriva con un drive terribile. Voi pensate che su 110 puntate, diciamo che 68 sono andate, siamo partiti sotto l'8%, 48 volte sono partiti sotto il 7%, appunto 68 sotto l'8, 80 volte sotto il 9%. Allora, il nostro problema è risalire, è semplice, perché la gente allora, siccome questa cosa non ci è piaciuta, e avendo aperto quest'anno una mia nuova giovinezza, ho pensato che dobbiamo rinnovarci la vita politica, e lo faremo per sottrazione, cioè non aggiungendo niente. C'era un tavolo che faceva molto con il tavolo centrale del POS, e lo abbiamo tolto e l'abbiamo sostituito con delle poltroncine più buonissime, peraltro, così non si capiscono più perché su tre sconti del tavolo, eccetera, e che sono più piccole di quelle originali, che sono sacramentate e nessuno potrà mai toccarle, che sono sacramentate in qualche modo fin da 30 anni fa, e questo è già una cosa. Poi, meno ospiti, e quindi ospiti più importanti, non perché sono più importanti dell'anno scorso, perché verranno trattati in maniera più attenta, nel senso che ci saranno più faccia a faccia, ci saranno anche con me delle interlocuzioni, diciamo, forse più approfondite. Via i riquadri cornici avremo un video gigante, e siccome facciamo la televisione, quello è quello che racconta in qualche modo la storia. Fare un grande uso, una grafica migliore, è stato sempre il nostro problema rispetto a quello di televisioni che hanno, che sono nate dopo, e quindi hanno anche agilità diverse, realtà aumentata, ma visto che quando arriviamo noi tutti sanno tutto, il nostro problema è di aiutare, come sempre per la verità abbiamo avuto l'ambizione di fare, aiutare la gente a capire quello che è successo. Questo in qualche modo è il nostro progetto, speriamo di riuscirci, non lo so, ma insomma è un proposito per cui abbiamo chiamato tutta la squadra a un rinnovato entusiasmo. Ci sono delle nuove, intanto devo ringraziare Stefania Gravini, perché è lei la scenografa che ha rinnovato con grande umiltà e con grande gusto, ha rinnovato sia lo spazio dei 5 minuti, in cui, diciamo, un piccolo divisore sarà sostituito invece da un medico significativo, e quindi grazie Stefania, veramente molto grazie a te.